Ciao a tutti, popolo del tubo! Benvenuti sulla serie americana su PlayStation 4, amici ascoltatori! Allora ragazzi, siamo sempre qui sulla Ravenport, sulla mia bellissima azienda. È tempo di andare a dare il diserbo. Quindi io mi avvalgo della mia bellissima botte della Hardy. E quando voi nominate la Hardy dovete stare attenti perché vi fa un po' di fiatella. Sentite, Hardy, la fiatella a Roma è l'alito, proprio quando non è proprio fresco si chiama la fiatella, ragazzi, la fiatella. Allora, io intanto che parlo con voi, come al solito, volevo recuperare i commenti sull'ultimo mio video della serie americana. Innanzitutto grazie a tutti per le 600 visual, raga, non so più come ringraziarvi, siete veramente forti. Quindi inizio a salutare. Aspetta però, fatemi un attimino mettere sul campo, perché se no iniziano i problemini, e sapete che con i problemini il tutto diventa più problemoso, perché voglio dire. Allora, un attimino, che adesso voi direte: Robby, perché ci sta a far vomitare con sta telecamera? Perché non mi ricordo come si alzano i cosini. Un attimo, allora, è il joypad è questo? È il joypad è questo? Aspetta un attimino ragazzi, che il vostro Robbino fa tanti tutorial. Ecco, l'ho trovato, ecco, perché il Robbino fa tanti tutorial ma poi non trova per diserbare. Allora, mentre io diservo, ringrazio innanzitutto Fabio Franco Veralli, sempre simpaticissimo, educatissimo, bravissimo, grazie Franco per tutti i tuoi complimenti. Poi Daniele Torre, che mi fa mi dice Forever PS4 serie americana. Poi, ma la serie è tornata perché voi l'avete voluta, voi giocatori di console, quindi grazie a voi ragazzi. Qui ho deformato il campo e tanto vabbè. Massimo De Fazio, ciao Robby, mi fa piacere che hai ripreso anche la serie su PS4. Tornando al discorso di differenze tra gioco PC e quello su console, una cosa che invidio ai giocatori su PC non sono tanti i mezzi o gli attrezzi, ma piuttosto le mappe, perché su console sono uscite pochissime mappette a mio avviso. Ma guarda Massimo, anche su PC ci sono pochissime mappe, cioè se adesso io dicessi su PC apro una nuova serie, non saprei su che mappa aprirla, perché non c'è una mappa meglio della Facebook, cioè che offre qualcosa di più, e nemmeno tra quelli in lavorazione c'è niente che offre di più. Io l'unica mappa che aspetto è la Old Stream, che ho in mente magari di farci qualche serie con i fan, adesso vediamo. Però di più ragazzi, più dell'All Stream io attualmente non mi aspetto, quindi non è che, ripeto, su console non c'è molto da invidiare a PC, fidatevi. Poi Chris Snake, Blue Jeans, Fabrizio 06, il buon Peru, Ron Agri, che mi chiede che c'è un limite di 200 balle, e io non lo so quant'è il limite di balle, non so se 200, però so che c'è un limite. C'è un limite di litri di insilato? Non lo so, perché non l'ho ancora fatto qua l'insilato sulla serie. Come vedete siamo ancora poverini e inizieremo a fare appunto le balle fasciate, perché non abbiamo i soldi per comprare la trincia. Però insomma, io un po' le ho comprate già, c'è un po' di balle di insilato comprate, quindi non lo so, non saprei dirti, lo scopriremo vivendo. Poi un saluto anche a Alessandro Mihai, Stefano Andreozzi e CJ PD. Detto questo, mi pare che ho salutato tutti, mi pare, perlomeno attualmente, mentre che sto registrando questo video, vi ho salutato a tutti. Chi non ho salutato invece sono tutte quelle persone che hanno commentato il mio video, diciamo il mio piccolo video sfogo, ma anche dove andavo a dare consigli agli youtubers affinché non succedesse loro quello che è successo a me, il mio vlog, dove vi dico che ho preso uno strike, a mio parere legalmente giusto ma umanamente ingiusto. Quindi mi avete veramente dato tantissimo supporto morale, e non vi nego che ne avevo assolutamente bisogno, perché ovviamente se ho fatto quel vlog è perché avevo bisogno un po' di essere compatito, un po' di compassione, perché avevo veramente bisogno, perché a mio parere uno youtuber non si dovrebbe comportare così con i colleghi, non dovrebbe nemmeno fare quello che ho fatto io uno youtuber, ovvero prendere pezzi di video pensando di fare il fair use, quando invece non ci si è informati abbastanza bene su quello che è il fair use. Ecco, quindi ho fatto un errore prima io, ma io ho fatto un errore che nuoce a me, che è ricaduto su di me, mentre la persona che mi ha segnalato il canale ha fatto una
una cosa che nuoce solo a me, non nuoce a lei. Quindi mentre io a questa persona non ho fatto nessun danno a livello né economico né niente, questa persona a me ha fatto un grosso danno, e questa è la differenza sostanziale. Vabbè, vedete, sbaglio pure strada per sta chiacchierata. Comunque grazie a tutti ragazzi del supporto che mi avete dato, ragazzi, quasi più di 80 commenti sotto quel video, quindi io vi ringrazio a tutti. Non vi ringrazio uno per uno perché siete troppi, e quindi mi ci vorrebbe tutto il resto del video per ringraziarvi, ma veramente vi ringrazio a tutti perché siete stati dei grandi. Allora, che ho fatto? Ok, allora fammi vedere un attimo se c'ho il latte. Come vedete non ho messo l'erba, ma senza erba mi stanno a produrre latte lo stesso, perché i cavalli, ok, sono da allenare. Non ho messo l'erba, però poi l'erba la dovrò fare, che c'ho i campi, vedete, solo 26 c'ho a erba lì, quindi non è facile rimediare l'erba. Però quello che voglio fare io adesso è andare a vendere il latte. Andiamo a vendere il latte, visto che so, qua sono le 9 di mattina, abbiamo fatto 2300 quant'erano di latte, quindi adesso ce ne andiamo a vendere il lattino, ragazzi. Allora, doveva essere di qua. Qua, ragazzi, purtroppo non essendo su PC e non avendo la mod Placeable Anywhere, cioè che mi fa spianare dove pare, ci sono dei punti che non me li fa spianare, quindi cioè, facciamo praticamente abbiamo montagnette ovunque, e comincia a essere un po' pericoloso andare troppo veloce. Allora, vediamo dove vende il latte. Allora, il latte al montacarichi costa 10 centesimi di più o meno, però ho paura che sia troppo lontano. Fammi vedere dove sta il montacarichi. Allora, ristorante sta lì, montacarichi cereali porto sta troppo lontana. Allora io direi di andare a venderlo magari 10 centesimi in meno, ma se la quantità è piccola, così è giornaliera, è piccolina, se la quantità giornaliera è piccolina, raga, io vi consiglio di andare a venderlo nel punto più vicino, anche se magari ti danno qualcosa in meno, ma risparmi di distanza, tempo, carburante. Conviene andare quindi a venderlo al ristorante, questo ristorantino che sta vicino alla nostra farm, dove noi appunto andiamo a vendere questo lattino fresco fresco, che loro poi lavoreranno prima, ovviamente non è che gli danno il latte molto così, lo lavorano un po', lo screma, non so quello che si fa, insomma lo lavora un attimo e poi lo danno ai loro clienti. Non penso che gli danno il latte direttamente che viene dalla mammella. Mamma mia, stavo a leggere una cosa sul scusate, sotto al video qua sul telefono, a momenti mi ammazzo. E comunque, ok, vediamo un attimino. Ok, mettiamoci, ritorniamo da dentro a guidare, perché da fuori siamo troppo pericolosi, perché non si guida benissimo da fuori, raga, si guida un po' meglio da dentro. E cerchiamo di arrivare al nostro ristorante, dove vendiamo appunto il nostro lattino. Dove sta? Qua su. Ho chiuso pure la mappa qua perché di adesso faccio il figo, chiudo la mappa, ma mi sa che ho sbagliato. No, non è un ristorante, questa mi pare una discarica, che è tutta monnezza qua. No, non è qua, è più avanti, non è qua, è più avanti. Dovrebbe essere questo, infatti ho riaperto il PDA, raga, scusate, purtroppo. Ecco il fascio di luce, mettiamo la freccia, senti che casino che fa la freccia. Ok, e vendiamo il lattino. Certo che i signori Giants, per vendere il latte, potevano mettere perlomeno una botte vicino al punto di scarico, qualcosa, no. Noi vendiamo il latte sopra il coso dei cereali, e non hanno messo nemmeno un fill, niente, cioè il latte sparisce da solo. Vabbè, comunque tra l'altro non so se avete notato, vendiamo il latte vicino al secchio da monnezza, quindi tutto molto a norma, tutto molto igienico. 3000 e passa euretti, vedete che ci fanno comodo. Poi so, è il latte diciamo del primo giorno che io ho le mucche, sicuramente il giorno dopo ne faranno un po' di più. Dovranno cercare un punto dove fa appunto erba, perché dubito che il campo quello lì mi basti, il campo che dici dove fa erba. Non c'ho nemmeno però i soldi attualmente per comprarmi un altro campo, dovrò aspettare di vendere i cavalli per fa un altro campo di erba. Intanto sto a nastorto, sto a guidare veramente malissimo da fuori, mi riconviene entrare dentro, esatto. Ecco fatto. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, state tranquilli che anche se il video dura poco, adesso ve li porterò più spesso, ragazzi, porterò più gameplay, quindi lasciate un bel like, commentate se il video vi è piaciuto,
In descrizione ci sono tutti i miei social, il link per comprare i giochini scontati su Instant Gaming, ma ci potete comprare anche roba per PlayStation su Instant Gaming, tipo gli abbonamenti, quindi andate a vedere. Il link è per fare una piccola donazione al canale, per diventare abbonati con tutti i relativi vantaggi e per venire su Discord, venire a trovarmi su Discord e anche per fare parte su Euro Truck Simulator su PC della mia azienda, che sta dando alla grande, ragazzi. Io ringrazio tutti i dipendenti della mia azienda, Robbimello81 Transport. Robbimello cresce, il canale cresce, nonostante le bastardate che ci fanno, noi siamo sempre più forti, noi siamo sempre i migliori, perché noi, ragazzi, siamo il popolo del tubo e nessuno ci può mettere il bastone tra le ruote, mai. Lasciate un like, ho spaccato tutto. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!